Non posso andare di là. I due monaci che tengono Cat prigioniera mi vedrebbero. È un grosso cavo in tensione che sembra tenere su qualcosa di pesante al di là di questo muro. Un grosso bullone che tiene fermo quel cavo metallico. Uno dei più grossi bulloni che io abbia mai visto. Il filetto del bullone è leggermente arrugginito. Se lo svitassi così, striderebbe e i monaci mi scoprirebbero. Ok, ora forse è possibile farlo ruotare. Devo solo usare un attrezzo opportuno. Sono riuscito a mollarlo. Sei proprio tu. Grazie. Pensavo di impazzire con quel coso che mi etichettava accanto. Coraggio. Ora è tutto finito. Andiamocene di qui. No, non se ne parla. Questa faccenda è costata la vita a troppe persone per non arrivare fino in fondo. Voglio sapere a cosa diavolo serve quel medaglione. Ma... Niente ma. Ho sentito che dicevano qualcosa riguardo all'Imago Sanctissimus ed una specie di sotterraneo segreto. Dobbiamo trovare il modo di aprire il passaggio. L'ingresso è da qualche parte qui intorno. Va bene. Abbiamo ancora un po' di tempo e credo di aver messo fuori combattimento un bel po' di questi invasati. Muoviamoci. Mi chiedo per quale malsano motivo uno dovrebbe costruire un buco accanto a una porta. Sembra starci perfettamente. C'è sempre un medaglione di mezzo in storie del genere. Grosso cancello. È chiuso e sono certo sia collegato al meccanismo nascosto nella fontana. Sembra una sorta di fontana. Ci sono due ampolle ai lati e un tubo sopra. Si direbbe ci sia un incavo sulla parete retrostante. Senza dubbio, un'altra serratura templare. Risolvendolo aprirò il cancello. Ne sono certo. Per il pelo di un gatto malconcio. Ma lei è il cardinale Gregorio.
La vedo alquanto stupito, signor Banter. Ora mi dia il medaglione, se non le dispiace. Prima mi spiega che motivo c'era di spargere tanto sangue, schifoso figlio di... Mister Banter, sono un uomo di chiesa. E poi non credo lei sia in condizione di avanzare richieste. Come osi definirti un uomo di chiesa? Hai tradito il Vaticano, hai rifondato una setta crudele e spietata, hai ucciso, e tutto solo per la tua smania di ricchezza e potere. Ah, signorina McKendall, lei crede che esistano ancora anime nobili? Mi dispiacerà dover dare la brutta notizia della sua morte a suo padre. Lo conosco da anni. E ho sempre ammirato la sua bontà d'animo. Ora, se non vi dispiace... Mi dica una cosa, cardinale. Perché mi aveva convocato per l'intervista a Miami invece di venire a casa mia a catturarmi? Da bravo giornalista, lei è sempre curioso, Mr. Dunter. Anche in punto di morte? Soprattutto... in punto di morte. Per quanto avessi cercato di congegnare al meglio il mio piano, purtroppo non avevo considerato un imprevisto come la morte di suo zio. Non sono stati i miei discepoli ad uccidere Frank Dunter. Suo zio è morto per mano di qualche delinquentello di periferia mentre inseguiva uno di noi. Beh, mettiamola così. È stata una tragica fatalità. O forse intervento divino. Sembra che lei conoscesse Frank molto meglio di me. Vi confesserò un segreto. È stato proprio Frank a scoprire il valore dell'Imago Sanctissimus. È stato lui a trovare le prove concrete dell'esistenza del medaglione. È stato lui a confermare inconfutabilmente che il medaglione fu forgiato fondendo i 30 denari che Giuda accettò per tradire Cristo. Aveva anche capito che il medaglione celava qualche strano potere. Aveva intuito che l'imago è una sorta di mappa capace di tracciare i confini della vita nel cosmo. Frank aveva capito che Cristo racchiuse qualcosa di prezioso nel simbolo del suo tradimento. Tuo zio, però, non era mai riuscito a scoprire chi era la talpa interna ai servizi segreti vaticani. Aveva grossi dubbi su di me, soprattutto dopo avermi scoperto a trafugare alcuni dei suoi documenti personali sul segreto dell'Imago Sanctissimus. Ma non aveva trovato prove sufficienti da portare al Papa. Ed ora è morto. Morto per proteggere questo gingillo. E cos'è che racchiude questo medaglione che vale tanto spargimento di sangue? Mia cara, la storia dell'uomo dovrebbe averle insegnato che tutto ciò che l'uomo vuole è potere e ricchezza. Solo questo. La religione, la chiesa, la politica sono tutte delle grandiose opere teatrali che cercano di nascondere la verità, l'avidità dell'uomo. Sono secoli che questo piano viene studiato dalla mia setta. Io sono l'ultimo anello di una catena lunghissima di eventi. Colui che potrà finalmente impadronirsi della risposta e potrà mettere in ginocchio la Chiesa così come la conosciamo oggi. Ci hanno raccontato millenni di menzogne,
e sapere la risposta del perché della vita vorrebbe dire far crollare una vecchia e falsa chiesa per rifondarne una nuova, fondata sull'assoluta verità e centralità della vita e non solo dell'uomo. Certo, sul sangue. Con il solo scopo di far arricchire uomini come lei. La Chiesa è da sempre basata sul sangue e da sempre fatto arricchire uomini come me. Comunque, Mr. Dunter, questo non cambia di certo le cose per lei e la sua amichetta. Voi due siete morti comunque. Ora, se non vi dispiace. Dobbiamo tornare a riprenderlo. Il segreto della vita, capisci? No, non credo che né io né te lo capiremo. Come nessun altro. Per capire davvero la vita, dovremmo imparare a guardarci bene attorno e dentro. Forse il vero scopo dell'esistenza del medaglione era porre fine alle ambizioni di mostri come Gregorio e i suoi adepti. Quanti secoli sono passati? Eppure le mani ancora mi bruciano, come quel lontano giorno in cui Cristo è risorto. Giuda. Tu, finalmente. Mio più caro discepolo, il tuo compito è finalmente compiuto. Infine l'umanità non si è rivelata degna di conoscere quanto prezioso fosse il messaggio contenuto nel medaglione forgiato da Pietro con i 30 denari. All'uomo è stata data la possibilità di scegliere ed ha scelto. I tuoi millenni d'attesa finalmente giungono alla fine. È giunto il momento che tu venga a me. Nel tuo nome, ora come sempre.